culturale, naturalistico ed enogastronomico prosegue. Bene sì, il progetto Fiano Love Fest, intervento cofinanziato dalla Regione Campania a valere sul POC 2014-2020 proposto dal Comune di Lapio, Comune capofila, insieme ai comuni di Montefalcione, Montella, Teora e Torre Le Nocelle, ha l'obiettivo di tracciare in un percorso dinamico e attrattivo la valorizzazione delle tipicità e delle eccellenze culturali ed enogastronomiche dei territori coinvolti. Oggi ci troviamo a Montefalcione, dove ha preso il via la Tre Giorni di Calice Sotto le Stelle, un evento culturale che ruota intorno al mondo del vino, alle tipicità di questo territorio, con tante curiosità, tanti eventi nell'ambito della Tre Giorni, tanta musica, spettacoli e anche il Festival dei Madonnari, per disegnare l'arte appunto su tele e non solo, di santi, di madonne, di scene sacre. Dunque una vera e propria festa per essere tutti insieme, con il coinvolgimento delle associazioni, delle attività commerciali, di tutto il territorio di Montefalcione, che andiamo a scoprire attraverso la voce appunto del sindaco di Montefalcione e di coloro che hanno organizzato questa Tre Giorni all'insegna del divertimento, della cultura, dell'arte e dell'enogastronomia. Dopo 2 anni di pandemia e di stop, finalmente si ricomincia con iniziative, eventi sul territorio proprio per la valorizzazione dei territori. Calici sotto le stelle è una Tre Giorni dedicato al buon vino, alle eccellenze del territorio, ma anche alle attività presenti su Montefalcione. Eh sì, dopo 2 anni era pure ora, insomma, che la gente cominciasse a rivivere di nuovo, che ormai si era un po' persa questa abitudine. Poi Montefalcione è in particolare il paese delle feste, quindi questi sono stati 2 anni tristi, diciamo, per tutta la comunità che è abituata soprattutto tra luglio e agosto a fare festa. E questi 3 giorni sono 3 giorni importanti per il POC 2014-2020, che ci rilancia, ecco, nella promozione del territorio, che è fondamentale per le nostre eccellenze che abbiamo, soprattutto i vini, che qui abbiamo diversi vini importanti, e quindi è fondamentale che si abbini la musica a questi grandi, diciamo, spettacoli che poi mettono in evidenza le nostre eccellenze. Ed è un modo anche attraverso il POC di comuni che si mettono in rete, no? Come questo POC del Fiano Love Fest con la Pio Comune capofila, più comuni insieme proprio per rilanciare il territorio, far conoscere la nostra Irpinia. Beh sì, questa è una cosa che io ho detto spesso, quindi sarebbe bello tra i comuni, dell'Irpinia fare rete, perché l'unione, come si dice, fa la forza, in questi casi ancora di più, promuovendo quelle che sono le eccellenze dei vari comuni insieme sicuramente avremo una forza maggiore per promuovere il territorio, anche perché queste zone interne, compreso la Pio, che io ringrazio il sindaco per averci portato a bordo in questa bella esperienza, è importante farle insieme perché ci possono dare sicuramente un lustro maggiore. Montefalcione va a presentare le sue eccellenze dai vini, dall'arte, alla cultura e anche il primo Festival dei Madonnari. Questa è stata la nostra volontà quest'anno di fare noi lo chiamiamo il Misca Francesca, no dai scherzo, di praticamente unire quello che è la cultura ma con i prodotti del territorio, l'arte con la terra, l'arte e la tradizione, la terra e la tradizione, ecco, un connubio questo. E questo è quello che noi abbiamo voluto far risaltare quest'anno all'interno di questo POC. Tu sai che noi siamo terra di 2 DOCG, il Fiano, il Taurasi,
e siamo obbligati nella nostra bella Irpinia e Montefalcione, in primo luogo è obbligato a proseguire e a dare spazio e vita a questi due prodotti che sono eccellenze del nostro territorio e farci conoscere non solo in Italia ma in tutto il mondo. Noi già lo siamo attraverso queste due eccellenze, ma perché no farne una peculiarità specifica di Montefalcione. L'arte, sì, quest'anno abbiamo tenuto tantissimo a questa cosa di avere i Madonnari, di accogliere, di avere con noi quest'anno il Festival dei Madonnari. Con un po' di difficoltà, devo dire, perché il Covid ancora, Emiliana, eccoci, ci attanaglia, ancora non ci lascia liberi del tutto. Però, ecco, da questa sera cominceranno questi tre giorni per le strade di Montefalcione, per la strada principale. Partiremo da quella che è la sede comunale e proseguirà fino alla piazza centrale. Ecco, per tutta via Cardinal dell'Olio ci saranno questi disegnatori che in ginocchio, no, hanno questa nobile arte del gessetto, della riproduzione dei santi, delle madonne, una tradizione bellissima. Un altro, diciamo, elemento di questi tre giorni è il mettere insieme le attività presenti sul territorio di Montefalcione con le cantine, quindi è un unico corpo, possiamo dire, che si presenta a coloro che verranno qui a Montefalcione in questo weekend. Assolutamente, promuovere il territorio lo si fa attraverso le cantine, attraverso i nostri prodotti, come ti dicevo, che sono peculiarità e tipicità del nostro territorio, ma noi lo facciamo per promuovere il nostro paese, per promuovere soprattutto le attività che in questi due anni, sapete, hanno avuto un blocco totale causato dal Covid. Dargli una spinta, dargli un po' quell'aria, aiutandoli. Poi le attività di Montefalcione rispondono sempre bene alle nostre chiamate e allora abbiamo voluto dargli un aiuto in questo modo. Con Nubio sì, si sposa bene, perché le attività vendono, sono bar, sono pub, sono ristoranti di Montefalcione che vendono il vino locale e sponsorizzano così la cantina che loro stessi si vendono durante l'anno. Per questo abbiamo pensato di unirli. E poi c'è musica, c'è spettacolo per allietare le serate. La musica è quello che unisce insieme all'arte, alla cultura. La musica ti dà quel quid in più, poi tu lo sai, io forse sono un po' di parte perché mi piace la musica, ne ho fatto una diciamo un pilastro della mia vita. Non c'è festa senza musica e per queste tre serate avremo vari gruppi, avremo i Tarumbò, avremo la Piedigrotta Sorrentina, avremo Sole Luna, beh, dei gruppi che comunque sono di musica popolare, che si accosta bene al tema del vino ma anche al tema dei Madonnari. Abbiamo cercato di costruire un progetto che avesse un filo conduttore. E questo insieme appunto a un POC, al progetto Fiano Love Fest, che vede la Pio Comune Capofila e altri comuni dell'Irpinia coinvolti nella valorizzazione, nella riscoperta della nostra terra. Sì, la volontà è quella di fare rete, perché i nostri territori non li promuoviamo essendo soli, perché da soli non si fa nulla, non si va da nessuna parte. Il viaggio, quando è fatto insieme, è meno pesante. La rete la dobbiamo fare, perché solo attraverso la rete tra i comuni, il sostegno, la Pio ha bisogno di Montefalcione, Montefalcione deve esserci, Montefalcione ha bisogno di Montemiletto, Montemiletto ne ha bisogno, abbiamo bisogno, stando insieme saremo più forti. Gennaro Troia, presidente dell'Associazione Scuola Napoletana dei Madonnari a Montefalcione, per far vedere la vostra arte. Attraverso la vostra arte andate a dipingere madonne, santi e non solo. Certo, è un'antica tradizione che con la nostra associazione stiamo riportando in auge, stiamo riportando in giro. E l'associazione nasce una dozzina di anni fa, anche per, diciamo, mantenere la tradizione al sud, perché diciamo che il nord Italia si è un po' appropriata di questa tradizione, mistificando anche un po' il significato.
Comunque questa sera qui a Montefalcione, in questi giorni, il pubblico potrà osservare un museo, una parte del museo a cielo aperto della Scuola Napoletana dei Madonnari. Sono lavori su tela e la gente a volte si stranisce un po', dice perché questi lavori sono su tela e non sono fatti direttamente dagli artisti. È un discorso vecchio che nasce un po' dal proibizionismo di alcune città. In pratica tipo Milano, Venezia, Napoli hanno avuto dei decreti, delle leggi che impedivano di disegnare direttamente al pavimento perché dicevano che era imbrattamento del suolo pubblico. Allora poi ognuno già quando uno fa il madonnaro è uno che fa l'arte di arrangiarsi. Tu mi crei un impedimento e io scavalco l'impedimento e mi creo queste cose. Mi arrangio di nuovo. E quindi adesso la Scuola Napoletana dei Madonnari ha non solo le mie tele ma anche tele degli associati, abbiamo una 40-50 tele di classico, soprattutto rinascimento e barocco. Poi abbiamo anche il 3D, anche tele tridimensionali che domani saranno anche esposte. Il programma qui a Montefalcione è in pratica, oggi abbiamo questo piccolo museo a cielo aperto e ci sono due artisti, io e un mio collega, uno dei primi associati della Scuola Napoletana dei Madonnari, Pasquale Scognamiglio, e stiamo facendo a capo e a piedi della manifestazione Sant'Antonio e Santa Lucia, che sono i santi patroni di Montefalcione, che è proprio questa la tradizione del Madonnaro, quella di andare in giro per le feste patronali o per gli eventi o per qualsiasi tipo di manifestazioni. Stasera abbiamo i calici di stelle, come si chiama questa? Abbiamo questa manifestazione di degustazione e la Proloco ci ha invitato ad esprimere la nostra arte. Io non posso venire a portare San Gennaro, ma devo comunque cercare di rappresentare, di catturare qualcosa che ha a che fare con il tessuto antropologico della zona. E in questo caso a Montefalcione la cosa più importante, uno dei santi più importanti è Santa Lucia. E quindi da un punto di vista antropologico noi cosa siamo esattamente? Siamo dei pellegrini dell'arte. In qualche modo andiamo un po' per l'Italia a raccontare, a catturare la tradizione e metterla a disposizione della gente. In questo caso noi dipingiamo su una tavola a disegno, ma in moltissimi casi dipingiamo sull'asfalto. E molto spesso mi viene detto che peccato, si cancella, non si può portare a casa. Però il vero peccato è non emozionarsi, io dico sempre questo perché è importante, perché questa è un'arte che ha a che fare con il popolo, può passare l'uomo più ricco del mondo, ma non si può comprare l'asfalto. È vero. È la cosa che può fare, che deve fare assolutamente, è emozionarsi. Quindi ha a che fare con i bambini che si emozionano, che vedono i colori e tutto ciò che comunque cioè dal grigio iniziamo a vedere un'opera con i colori. Gli anziani, i più vecchi, i più saggi, iniziano comunque a vedere loro le radici che in qualche modo resistono ancora. Ecco, Pasquale, Santa Lucia tu stai adoperando i gessetti, i classici gessetti, hai proprio Santa Lucia lì al tuo fianco, no? Per farla così com'è. Così com'è, sì, esattamente è una statua e io cerco di dare alla santa un aspetto figurativo, pittorico. Perché poi i gessetti? I gessetti sono quelli che si avvicinano di più alla tecnica della pittura d'olio, quindi sono abbastanza veloci, poi sono effimeri, non si spostano con il vento, nell'asfalto basta una pioggia e va via, e quindi quello che conta, come dicevo prima, è l'emozione. Perché sei diventato un madonnaro? Ecco, una bella domanda. Allora, praticamente è successo per un concorso. Tra l'altro poi ho visto che è molto, ma molto interessante poter avere a che fare, cioè avere il rapporto con le persone e vivere questa esperienza. Tra l'altro io credo che sia anche un'esperienza di vocazione a tutti gli effetti, perché come dicevo prima si gira un po' l'Italia, qualche volta il mondo, i più fortunati, però è come se noi fossimo dei pellegrini, dei pellegrini dell'arte che mettono a disposizione una tecnica pittorica per emozionare. E voi insegnate anche quest'arte, anche ai più piccini? Noi insegniamo a tutti, grandi, piccoli, professionisti. Infatti siamo l'unica scuola di Napoli, anche in Italia, che permette ai ragazzi dell'Accademia, che
carità accademia si fa molta filosofia, molta tecnica, di vivere la strada, di mettersi un po', diciamo, in discussione con il popolo, la gente. Molti artisti sono artisti da bottega, si mettono in casa, si bevono il caffè, prendono una sigaretta, si guardano il dipinto. Invece qui non hai tutto questo tempo. Qua c'è la gente, gente che ti fa domande, voi che mi fate l'intervista. Io devo riprendere poi dopo a disegnare. Quindi è tutto un discorso di interazione, di integrazione del tessuto del popolo.